Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi sarà una sbarbata relativamente semplice, nel senso che utilizzeremo prodotti dei quali mi fido quantomeno per marca o per forma. Ok? La sbarbata verrà fatta con un sapone che io ho utilizzato come profumatore ambiente? Come profumatore ambiente. Per un anno, da un anno a questa parte, io l'ho avuto nel cassetto del comodino. Eccolo qui, Extro Cosmesi, edizione limitata, caffè, nel quale io peraltro sento anche qualche nota di cioccolato, sembra quasi un cappuccino, un marocchino, no? Piuttosto che del caffè vero e proprio. Comunque, è tutto il set, quindi sapone, aftershave e chiaramente crema idratante viso che non può mancare di Extro, che ha un profumo fantastico, veramente fantastico, ragazzi. È un set che forse non si trova nemmeno più. Io un anno che ce l'ho lì e dico adesso lo uso, adesso lo uso, adesso lo uso, adesso lo uso. Ok? Il rasoio invece è un rasoio che voglio regalarvi. Quindi, se volete questo Roman Empire Caesar, ok? Vi chiedo di iscrivervi al canale Discord, per chi fosse iscritto evidentemente vale già l'iscrizione che è gratuita, ragazzi. Vi basta scaricare l'applicazione Discord, cliccare sul link qui sotto e entrare nel server e cominciare a interagire con tutti gli altri utenti, me compreso, e farci qualche bella chiacchierata relativamente alla rasatura tradizionale. Comunque, scaricate Discord, entrate nel canale e scrivete Caesar, Caesar. Cesare, basta che io capisca, ok? 4-5 giorni e anzi, diamo un tempo. Venerdì, ok? Con l'uscita del nuovo video, sul canale di Discord io pubblicherò il vincitore del Caesar Roman Empire, ok? Che verrà sorteggiato casualmente, ragazzi, eh? Molto bene. Andiamocelo a vedere questo Roman Empire. Aprendolo qui sotto. Vediamo intanto che una cosa molto carina nella scatola ci sono quattro lamette. Io qui ho trovato Gillette Platinum, Gillette 7 O'Clock Super Edge, Astra e Voskhod. Tutte lamette che a me piacciono relativamente, almeno delle Gillette Platinum per le quali non impazzisco onestamente. Andiamo poi a vedere il rasoio. Il rasoio è un tre pezzi. Ok? Quindi c'è un manico, portalama e coprilametta. Il coprilametta è molto carino perché c'ha questo simbolo, Roman Empire Shaving. Ok? È un rasoio semplice, basico, dal costo basilare, assolutamente adatto a neofiti. Però io oggi ho preso una cosa. Ho preso il mio Mule R89. Fattura decisamente diversa, costo decisamente diverso, ma se ci andiamo a guardare le due teste, sono praticamente una il clone dell'originale dell'altra. Ok? Sono praticamente uguali. Quindi vi portate a casa un rasoio che ha un costo veramente basso, ok? Non privo di difetti di fabbricazione, nel senso che ovviamente la fabbricazione del manico è meno precisa rispetto a quella del Mule, ma comunque un rasoio che, così sulla carta, io non l'ho mai provato, ci garantirà una sbarbata, no? Di ottima qualità e comfort. Come lametta, io voglio andare ad aprire le Voskhod, che sono ricoperte al teflon. Se riesco ad aprirle, eccole qua. Una volta aperta c'è la lametta all'interno, che è incollata da due punti di colla.
No, queste sono super stainless, va bene. Allora, la testa, a vederla, è proprio lei, è la testa del Mule R89, quindi anche dell'Edwin Jagger D89, no? Sono lo stesso rasoio. Questo è gap ed esposizione. Ora sarebbe in realtà interessante andare ad armare anche il Mule per vedere se anche l'inclinazione della lama all'interno insomma, della testa è la stessa. Quindi se ci dobbiamo aspettare proprio lo stesso rendimento. Io comunque adesso lo vado ad usare, ok? E vediamo che succede. Il pennello sarà il nostro classico, classicissimo, eh? Omega per ProRaso. Un pennello in setola italiano, tra i miei preferiti perché rispetto al fratello maggiore della Omega, o Omega come dir si voglia, ha il ciuffo leggermente più corto, no? E quindi c'ha un backbone leggermente maggiore. A me piace molto, ok? Oggi ero indeciso, no? Se fare o meno questa sbarbata, perché lunedì, quando questo video uscirà, io in realtà andrò a fare la barba in una barberia. Oggi è sabato, e quindi se non avessi fatto la barba gli avrei portato un bel barbone di 5 giorni con cui combattere. Però tutto sommato ho detto: non mi va di passare il weekend con il barbone. E quindi eccomi qui. E che stasera ho amici a cena. Si mangia. Insomma, voglio essere a posto. Il sapone lo andiamo a vedere. È il classico, di Extro Cosmesi, tra l'altro col timbro qui Extro. È un sapone che, ecco, è pastoso, non è duro e non è morbido, è pastoso. Ok? L'acqua c'ha la temperatura adeguata, il pennello è stato a mollo una buona mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi va bene. E quindi andiamo a farci il nostro prelievo di sapone.
Extro è tra le aziende che io apprezzo di più per il montaggio, che è veramente semplice, cioè appena lo tocchi sto sapone inizia a fare schiuma, no? Poi dopo ci sono magari tante altre caratteristiche per le quali apprezzo di più altri saponi. E anche i profumi sono profumi particolari. Diciamo che il buon Donato Ciniello, che spero di avere un giorno il piacere di conoscere, fa belle creazioni. Oh, che vi dico, il sapone bagnato non sprigiona. Un profumo così inebriante, diciamo, come invece ha quando è ancora asciutto. Quindi iniziamo con questa sbarbata, ragazzi. Allora ragazzi, il rasoio è sostanzialmente identico all'R89. Sostanzialmente identico non vuol dire che è la stessa cosa, no? Evidentemente, se quel rasoio costa 4 volte questo, una ragione c'è, che sarà sicuramente le finiture, sarà sicuramente la qualità della nichelatura, no? Di come è ricoperto, diciamo, questo acciaio. O bronzo, ottone, o quello che è, insomma, ottone probabilmente sarà. Per il costo che ha, dubito fortemente sia acciaio. Sinceramente non c'è scritto nulla sulla scatola, quindi non sono in grado di darvi questa informazione, no? Però ecco, se vi va un rasoio semplice, che costa veramente poco. Semplice intendo semplice da utilizzare, che vada bene anche per chi è veramente, veramente, veramente alle prime armi. E questo è il rasoio giusto, insomma, costa 10 euro. Che dite, la lavoriamo di più sta schiuma, sto sapone, lo lavoriamo di più. Anche che oggi la terza passata non ho voglia di farla.
Nel frattempo vi dico anche che sulla scheda community del canale, qualche tempo fa avevo postato un sondaggio, no? Era barba da un barbiere economico, sì o no? La risposta è stata sì. Io mi sto impegnando da morire per trovare un barbiere super economico che mi faccia la barba, ma non è una cosa semplice. Non riesco a trovare uno di questi barbieri, ecco, stranieri che voglia farsi filmare. Ok, non ci riesco, non gradiscono essere filmati, quindi devo trovare il modo, riuscirò prima o poi ve lo porto questo video, ve l'ho chiesto, vuol dire che lo faccio, però sto avendo difficoltà. Allora, la rasatura è stata soddisfacente, no? Stiamo parlando di due passate senza la passata di traverso, quindi ancora non sono completamente liscio, ma va bene così. Ho fatto qualche piccolo red point da qualche parte, ma quello è tipico, sapete, io mi taglio sempre un pochino. Va bene, devo ancora imparare probabilmente qualcosa, sicuramente devo ancora imparare qualcosa, ma insomma. Io mi sento di consigliarlo questo rasoio, è anche pesante, quindi vi basta lasciarlo scorrere sulla pelle e fa il suo. E tutto sommato è carino da vedere, molto carino da vedere. E costa niente, costa 10 euro, ragazzi. Mi regalano anche le lamette, praticamente il rasoio costa 5 euro. Con le lamette che ci sono dentro, 6 euro, quindi è insomma veramente un attrezzo da neofita, ottimo per il neofita, perché tutto sommato se io intanto vado a shakerare in maniera che gli oli si mischino, no? Comunque dicevo, se io non ho voglia di spendere tanto, perché devo ancora capire se la rasatura tradizionale poi effettivamente mi piace. Ecco, questa è un'altra cosa. Parlando del profumo, questo è decisamente del caffè. Quindi, se devo ancora capire se la rasatura tradizionale mi piace, posso tranquillamente farlo con un rasoio che ha un costo bassissimo, il costo di una pizza, che comunque è semplice da usare, mi dà delle sbarbate soddisfacenti, non vi aspettate le migliori sbarbate del mondo, perché evidentemente è un rasoio relativamente gentile. Quindi diciamo che se volete poi una pelle liscia dovete andare a spingere un pochino. Però per iniziare io lo straconsiglio, anche perché poi magari ve ne innamorate, vi piace e vi comprate l'originale, no? Il Mule. Pelle super idratata a questo punto, con una bellissima crema. Io le adoro, eh. A me di Extro Cosmesi, diciamo che le creme idratanti viso piacciono di più dei saponi. Ok? Questa qui è la crema idratante viso caffè. Diciamo che insomma, sono prodotti secondo me di una qualità discreta, a un prezzo giusto, di una qualità alta, anzi non discreta, qualità alta, a un prezzo giusto perché tutto il set che contiene anche la ciotolina, perché poi quella ciotolina ve la tenete quando è finito il sapone, e peraltro di sapone dentro ce n'è parecchio, quindi vi dura. Comunque tutto il set mi pare di averlo pagato
55, non mi ricordo. L'ho preso un anno fa, ragazzi, non me lo ricordo. Adesso sapete che faccio? Proprio qui, ora, in questo momento, andiamo a vedere se si trova da qualche parte oggi su un sito. Ve lo cerco e lo vediamo insieme. Così ne vediamo anche magari le caratteristiche in maniera più precisa, perché ovviamente io ho buttato la scatola, vabbè. Oh, eccoci qui. Allora, ci andiamo a ricercare questo extra caffè. Edizione. Eccola qui, edizione limitata. Ok, e vediamo che, eccolo, c'è su barbebaffi.it, viene 46,71 euro, disponibile, mentre su Sbarba è esaurito. La barberia è disponibile a 58 euro, insomma prezzi vari. Evidentemente è un set che è di qualche tempo fa, quindi non si trova con facilità. Anzi, se ve lo volete portare a casa, diciamo che forse questa è una delle ultime occasioni. Andiamo a vedere il sito Barbe Baffi, che io peraltro non conoscevo, lo sto conoscendo adesso. Ok, vediamo che dice. Crema barba. Ok, vabbè, la fragranza Set Caffè Estro si apre con un profumo di tostatura di caffè, quel profumo classico che si sente al mattino nei bar italiani, sentori di zucchero di canna e lievissimo profumo di vaniglia, è vero, si sente la vaniglia, me lo ha detto specialmente mia moglie poi nel post. E tutte note che rendono unico ed esclusivo questo nuovo Set Estro. Evidentemente non è più nuovo, ok? Però, insomma, secondo me è un kit, che, un set che si può avere, che vale la pena avere in edizione limitata, o non fosse altro per la ciotolina, poi per il fatto che comunque si ha sia l'eau de toilette aftershave, che vi dico ha una persistenza utilizzato in accordo con la crema, ha una persistenza di abbondanti 7-8 ore, quindi vi sentite sulla faccia questo profumo di caffè. Evidentemente, se non vi piace il profumo di caffè, non è questo il set che fa per voi, ok? Va bene, andiamo a proseguire la nostra sbarbata, anzi, la fine della nostra sbarbata. E niente, poi alla fine abbiamo lui, no? Che è l'aftershave, che io non credo voi riusciate a vedere con la telecamera, ma qui sopra, nella parte alta, in sospensione c'è veramente, no? Tutti gli oli essenziali, di questo aftershave parfum. Quindi anche lui va shakerato affinché gli oli, no? Si vadano a mischiare con il resto del prodotto. E poi ci facciamo questo bello schiaffo alcolico. Al caffè. Che sembra. Con l'alcol sembra quasi caffè Borghetti. Sembra quasi la bevanda caffè Borghetti. Allora. Signori, la sbarbata anche oggi l'abbiamo fatta. Non è stato niente di eccezionale, semplicemente oggi veramente vi ho quasi invitato nel mio bagno mentre mi facevo una sbarbata così, senza andare a ricercare, no? La perfezione, e nella quale però vi ho fatto vedere dei prodotti, vi ho fatto vedere comunque l'Extro, che veramente io era un anno che volevo provarlo. Adesso fatemi sciacquare la ciotolina, ve la faccio rivedere perché. La ciotolina, questa qui, questa tazza Extro, è fatta, è prodotta, è stata prodotta da Elisabeth Occhi, che è praticamente la stessa persona che poi ha realizzato, no, i miei pennelli, quelli che vi ho fatto vedere nello scorso video. Allora, questa artigiana è un'artigiana di livello, una persona serissima, simpaticissima, il marito anche. Tra l'altro c'è un video dove vi faccio vedere nel canale, si chiama Pachamama, ciotola della satura Pachamama, se non sbaglio. Comunque ve lo trovate qui sopra. E praticamente Elisabeth è da un po' che ormai, al di là delle sue creazioni ceramiche di tipo decorativo, no?
lavora con chi è nel mondo della rasatura e devo dire che fa prodotti, secondo me, ragazzi, di altissimo livello. Quindi, la nostra bella ciotolina da barba con il suo sapone, ok? E poi, ecco, lui, il rasoio che, come ho detto, vi regalo. Quindi iscrivetevi intanto al canale, ragazzi, per favore, perché solo il 22% delle persone che guardano i miei video sono iscritte al canale. Ciò vuol dire che in teoria io adesso, oggi, potrei avere 4.000 iscritti, ok? Perché se tutti fossero iscritti ne avrei 4.000. Il che non mi dispiacerebbe per niente, quindi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica e poi a questo punto, già che ci siete, iscrivetevi anche a Discord, scrivete un messaggio nella chat pubblica in italiano o in inglese o in spagnolo, non mi interessa, con scritto Caesar, Caesar, ok? E partecipate alla estrazione del vincitore di questo rasoio, questo qui, nella sua scatola con tutte le lamette, eccetera, che verrà fatta in live su Discord, quindi iscrivetevi e commentate. Io a questo punto direi che per oggi è tutto e come sempre ragazzi ci vediamo e più vecchi, ci vediamo più vecchi perché domani saremo più vecchi. Ciao!